andiamo a raccontare la triste storia della povera Emma, che sono già le 9 e le ancora a dormire. Ma come mai, povera Emma, sono già le 9 e si ancora a dormire. Caro marito, mi sento male, mi sento male, un mal da morire. Caro marito, mi sento male, mi sento male, un mal da morire. Se io morissi di questo male, mi raccomando ai miei tre figlioli, al più piccino date del latte, agli altri due un pezzetto di pan. Al più piccino date del latte, agli altri due un pezzetto di pan. Continua la triste storia della povera Emma, che dopo 3 mesi che l'è morta, e il marito si innamorò di un'altra donna. Dopo 3 mesi del male è morta, di un'altra donna lui si innamorò. Era una donna vile e crudele, che maltrattava i suoi 3 figlioli. Era una donna vile e crudele, che maltrattava i suoi 3 figlioli. Al più piccino dava le botte, con gli altri 2 usava il bastone. I 3 piccini van sulla tomba dicendo mamma ci tocca morire. I 3 piccini van sulla tomba dicendo mamma ci tocca morire. Come sempre il bene trionfa sul male, e il suo amore di mamma la fa tornare sulla terra per salvare i suoi figliolini. Andate a casa, miei piccolini, la vostra cena già pronta sarà. A mezzanotte torna il marito, trova la Emma che sta ad aspettare. A mezzanotte torna il marito, trova la Emma. Povera Emma, tu sei venuta dal mondo di là. Io so